Per una pasta di qualità serve ovviamente un frumento di qualità. E se quello italiano non è sufficiente per la crescente domanda di materia prima da parte dell'industria pastaria, da anni l'attenzione dei marchi italiani si è rivolta verso le produzioni straniere, in particolare il grano australiano, che avrebbe qualità organolettiche simili, se non migliori, rispetto a quello di casa nostra. Se ne è parlato a Bari in occasione della seconda giornata di Made in Italy Agroalimentare, organizzato da CNR e Associazione Festival della Scienza. In termini di sicurezza, se vogliamo, i controlli ci sono in Australia come ci sono in Europa, direi in Europa sono ancora, ci sono migliori, diciamo, per cui ove dovessero superare, diciamo, il vaglio loro australiano, c'è sempre un controllo a livello europeo che limita, quindi un ulteriore controllo a livello europeo. Una prospettiva vista con grande interesse dagli operatori del settore, che guardano sempre più a un'espansione verso l'estero per il mercato della pasta di qualità. Non è una origine nuova per gli approvvigionamenti dell'industria molitoria nazionale, è ormai un'origine consolidata, esistono rapporti ormai pluriennali e esiste una riconosciuta affidabilità in termini qualitativi dell'origine australiana, che ne fanno una delle più pregiate. Quella di Bari è la quinta tappa di un percorso che il CNR ha organizzato in varie città italiane per festeggiare i 150 anni dell'unità, in preparazione del Festival della Scienza di Genova. Bari contribuirà a ricostituire l'unità d'Italia che rifaremo a Genova con la scienza grazie al contributo di 7 città italiane che partecipano al progetto 150 anni di scienza. Vi aspettiamo a Genova dal 21 ottobre al 2 novembre con oltre 300 eventi e 13 giorni pieni di scienza.